Ok, allora vediamo un po' cosa abbiamo da fare adesso. Dunque, il mais viene raccolto. Dunque, vediamo un po'. Barbabietole da zucchero e patate. Le patate, che è successo? Si è fermato, è appena sparito. Vediamo un po'. Aspetta, c'ero passato e me lo sono fatto sfuggire. Ok, che è successo? Perché? Ah, guarda come scivola! Vabbè, facciamo una cosa, scarica ste patate intanto. Scarica, via scaricamento. Diciamo che c'è il problema proprio che sto terreno non è per niente adatto a sto macchinario. Ora qualcuno forse dirà, Nick, è la neve, guarda come scivola! Vabbè, facciamo così allora, va. Facciamolo cominciare da questa parte. La parte più difficile eventualmente la faccio io manualmente più avanti. Facciamogli fare la parte più facile. Ok, l'operaio si fa la parte più facile. Allora, qui ancora non è pieno, qui ancora non è pieno. Va bene, allora c'era da dire. Ah già, vediamo un po'. Biogas e mulino sono accesi. Vediamo un po' cosa c'era che dovevo vendere. C'è il mais. No, no, non il mais, scusate. È solo il mais che sta salendo il prezzo. E il prezzo del cippato sta salendo pure a quanto vedo. Dunque, insilato. E cos'altro c'è? Mulino. Ah, mais. Ok, mulino ci paga il mais a un prezzo niente male. Ok, mulino e insilato per il mais. Quanto mais abbiamo? 65 tonnellate. Ok, direi ragazzi che è arrivato il momento di andare a vendere il mais al mulino. Facciamo così allora, prendiamo il camion. Andiamo un attimo a scaricare queste patate. Prenderemo il mais e lo andremo a vendere nel mulino così che guadagniamo un bel po' di soldi. Intanto se vuoi scaricare il resto, guarda. Bene, così almeno. Ma è poca roba, niente. Essendo poca roba è tempo perso. Ok, andiamo un attimo a scaricare queste patate. Prendiamo il mais e andiamo a venderlo nel mulino. Dopodiché devo vendere l'insilato perché c'è anche su quello una bella offerta. Qui nel campo 23. Mi sa che si è. No, sta camminando. Il tipo con. Sì, sta camminando. Ok. Allora, scarichiamo come al solito le patate. Quando ci saranno. Quando ci sarà una bella offerta per le patate, andremo a vendere pure queste. Per il momento andiamo a prendere il mais e lo andiamo a vendere. È arrivato il momento, dato questa bella offerta che c'è. Allora, un po' più avanti. Quindi, selezioniamo il mais, inizia. Così. Ok, è pieno al massimo, dunque dobbiamo andare nel mulino. Quindi il mulino non è difficile, basta seguire questa strada. Ok. Andiamo nel mulino, andiamo a vendere. Speriamo che la neve non sia un problema per la tenuta di strada. Ok. Avete capito insomma quello che ho detto? Che mi devo guidare attento, se no ci ribaltiamo. Chiudi copertura, va, non facciamo vedere cosa trasportiamo. È roba preziosa. Allora, 59 tonnellate di mais. Niente male. Siamo quasi arrivati al mulino, raga. Mo scarichiamo questo mais, becchiamo un bel po' di soldi. Allora, vediamo un po'.
Eccoci qua. Prendo una scorciatoia. Bene, dobbiamo scaricare qua ancora un po', ancora un po', ancora un po', ancora un po' più avanti. Ok. Oh yes, soldi in arrivo, raga, soldi in arrivo. Tanti bei soldi. Ok, 125.000 euro. Riportiamo giustamente dov'è? È qua. Sì, riportiamolo a casa. Facciamo prima così, ovviamente. Ok, qui l'erba c'è. Ok, qui c'è da dover andare a vendere la lana. Ok, patate, barbabietolo ancora. Ok, qua, ok. Qui per ora non c'è altro da fare. Dunque, qui ha finito, questo lo potremmo anche togliere. Qui non mi serve più. Vediamo se gli troviamo un posticino. Ripieghiamo. Mettiamo la mietitrebbia qua. Ok. Questa ha finito pure, la togliamo. C'è da farla scaricare, ovviamente. Per ora la togliamo, la facciamo scaricare successivamente. Patate. Dunque. Allora, andiamo ragazzi, un attimo. Dobbiamo andare a vendere l'insilato, che c'è anche su quello l'offerta. Quindi oh, sbanda come niente fosse. Però bisogna ammetterlo che comunque è bellissimo. Il territorio innevato è molto bello. Ok, così riesco a vedere qualcosa. Uè! Allora, eccoci, siamo già arrivati, non è molto lontano. Andiamo a vendere l'insilato, così che siamo a posto, facciamo un bel po' di soldi. Sono le 19, tra poco fa buio, non manca molto. Eccoci qua. Oh yes. Allora, vediamo un po' dall'interno se ce la faccio. Di qua, qua ce n'è ancora insilato, sì. Ok. Vediamo se riesco dall'interno a raccogliere. Ok. Wow, che cacchio? Ma che cacchio? Mi ero leggermente preoccupato. Bello pure dall'interno, vero? Più realistico ovviamente. Allora, vediamo un po', alziamo in alto. Dunque, mo ci provo, eh. Vediamo. Oh yes! Scarichiamo tutto. Dai, bello, bello. Non è difficile. Anche dall'interno si può fare. Andiamo a prendere quest'ultimo insilato che è rimasto qua. Così abbiamo almeno liberato. Abbiamo quantomeno liberato questo posto qui. Lo abbiamo liberato. Adesso andiamo a prendere un altro po' di insilato che c'è qui. Un altro po', a voglia, ce n'è un bel po'. Allora, vediamo un po' se riesco ad aspirare. Perfetto. Retromarcia, metto la prima. Su il cassone. Allora. Eccomi. Vendiamo. Oh yes. Oh, ok. Facciamo
Facciamo anche un po' dall'esterno. Vendiamo lo stinsilato, ragazzi, che è in offerta. Vale la pena venderlo. Ok. Altre 6 tonnellate e 4. Vendiamo. Ok, è quasi pieno, non ne sono sicuro. Forse non riesco a buttarcene ancora uno. Mo vediamo. Facciamo un'ultima prova. Ok, aspiriamo tutto quello che c'è. No, 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 no. No, 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 no. Oh, è rimasto incastrato. È rimasto. Ecco. Ok. Bravo, complimenti. Meno male che non si è perso nulla. Bisogna fare molto piano, raga, altrimenti mi vado a incastrare. Ok, così si può fare. Piano piano, perché chi ha fretta sbaglia. Ok, ci siamo. Vediamo se riusciamo a vendere quest'altra pala, insomma. Vediamo. Speriamo che non se ne perde. Ah no, credo che non ne vende più. Ah sì, invece. Ah ok, però effettivamente non ce ne va più, è pieno. Beh, mi farebbe piacere però se quest'ultimo po' che ci sto a buttare se lo pigliasse tutto. Almeno così. Vabbè, ho capito, va. Questo pochino qua non lo vuole. Vabbè, tanto per il momento qui abbiamo finito. Allora andiamo un po' a vedere invece che c'è da scaricare. Altre cose. Dobbiamo assolutamente andare a scaricare i mezzi, perché sicuramente sono tutti pieni. Allora, vediamo un po'. Prendiamo questo. Questo come al solito per le patate, perché quello lo riempie in un attimo. Poi vediamo un po' dov'è l'altro. Infatti le patate è quasi pieno. Qua è quasi pieno. Qui è già pieno. Dov'è il trattore con il carrello? Dov'è il trattore con il carrello? O se no, dov'è il carrello? Dov'è il trattore rosso? Eccolo qua, ok. Allora, qui c'è colza e mais. Ok. Allora, andiamo a prendere il mais. Ok, ci siamo. Ma porcaccia della miseria. Oh. La solita fortuna di Nick. Adesso mi tocca mettere dritto il mezzo, altrimenti questo fa un'altra cagata. Ok. Aspettiamo un attimo, ovviamente, che finisce. Lo devo mettere dritto, altrimenti. Va bene, così dovrebbe andare bene. Ha quasi finito di scaricare. Ok, chiudi questo e parti. Va bene, togliamo un attimo il trattore di qua, altrimenti nel prossimo giro ci va a sbattere. Allora, vediamo un po'. Adesso andiamo a prendere un attimino le bababietole da zucchero. Prendiamo la scorciatoia. Dunque, dov'è? Dov'è il macchinario? L'ho perso? Guarda là, è là. Ma ha finito? Mi pare di sì. Sì, dovrebbe aver finito, però non capisco dove è andato a buttare il mezzo. Oh, basta, 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 basta.
Ok, era andato a funghi, però questo periodo di neve non se ne trovano. Ok, scarica un po'. Ok, nel frattempo che scarica, ho bisogno del trattore che sta alla base, ho anche questo. Va benissimo pure questo. Perché vorrei cominciare anche a darci il solito colpetto di coltivatore. Però ho messo terreno, lo vorrei lasciare per qualche altro uso. Perché qui ogni volta va male. Quasi quasi. Ok, andiamo nel campo 29. Questo terreno ne vedremo dopo cosa farci. Andiamo un attimo nel campo 29. E gli diamo un colpo di coltivatore. Anzi, quasi quasi cominciamo da questo, va. Che qui ha finito pure. Facciamo questo terreno. Che qui comunque le barbabietole da zucchero le fa buone. Lavora bene, insomma. Allora, mettiamo l'operaio. Ok. Perfetto, torniamo allora. Ecco, questo un attimo lo togliamo di qua. Ecco qua il coltivatore, perfetto, proprio quello che mi serviva. Ok, dunque, qui c'è da coltivare ovviamente. Ah no, ha lasciato un pezzo là, non ci ho fatto caso. Ok. Ok. Allora, questo lo mettiamo qua con tutto l'operaio. Poi, qui ha appena finito con le barbabietole. Allora, facciamo le cose per bene. Devo togliere il mezzo di qua. Perché ovviamente darà fastidio al tipo che sta coltivando. Lo lasciamo un attimino qua. Andiamo dentro il camion. Andiamo a scaricare le barbabietole. Oh yes. Dai, è un po' lento, eh. Ok. Diciamo che abbiamo tante cose. L'unica cosa che manca è il cippato e il mais che li abbiamo finiti. Ok, torniamo un attimo. Dov'era? Dov'è? Eccolo qua. Non ci avevo proprio fatto caso. Ok, ovviamente questi alberi danno fastidio. Allora, mettiamo un attimo l'operaio. Perché non... Ah, già, devo dispiegare. Mettiamo un attimo l'operaio. Ok. Dunque, tornando a noi, devo andare... Dov'è? Qua. Andiamo a prendere le patate. Forza. Ok, comunque mais l'abbiamo venduto. Insilato l'abbiamo venduto fino al massimo che potevo vendere. Diciamo che l'unica cosa che rimane eventualmente è che c'è il mais che sta finendo di raccogliere. Possibilmente poi venderemo quello. Scarica, va. Ok, dunque tornando a noi, qui ancora non è pieno. Ok, qui sta tornando indietro, probabilmente andrà a sbattere contro gli alberi, quindi prenderò il controllo adesso io del mezzo, così che vado a girare là in fondo. Poi che altro mi resta da fare?
Allora, dovevo comprare un altro terreno però per le patate, perché quel terreno lì non lo voglio più usare. Il terreno 38 l'avevo aveva già finito. Ok. Allora, un attimino vado a finire di raccogliere questo terreno. Ok, mo' è arrivato qua. Mi sa che lui va a sbattere, quindi dovrò girare, credo io. Vediamo. Anche se non, se non mi sbaglio, però di solito l'ha fatto sempre lui. Vediamo se ci va a sbattere. Vediamo. Sì. Ok, ci andava veramente a sbattere, quindi lo devo lavorare io questo pezzetto. Ok. Vabbè, dai, ogni tanto ci sta che mi godo le mie mietitrebbie dall'interno, le uso io. Oh yes. I soldi aumentano? Perché ogni ora mi dovrebbero arrivare i soldi dal, come si chiama? Dalle serre. Ok, qui abbiamo quasi finito, giriamo, un ultimo giro, aspetta, partiamo da qua, ok, apriamo il condotto così vado a scaricare. Intanto ci dovrebbe essere quello lì, l'operaio, che sta coltivando per la prossima raccolta. Anche se ora che ci penso mi sa che non serviva, o forse sì, non lo so, uguale. Oramai l'ho messo.